Amici e amiche di Andrew Channel, il terzo episodio dedicato all'Impero Russo su Vittoria 2. Benvenuti, riprendiamo la partita dove l'avevamo lasciata precedentemente, ossia con un Impero Russo che sta lavorando moltissimo sulla crescita della popolazione, sulla crescita del tasso di alfabetizzazione. Vediamo un po'. Ui! Sistema discriminatorio. 196 punti di ricerca. Consapevolezza, militanza, sì, ma tanti punti. Per chi ha seguito finora la serie, probabilmente vi siete accorti che le guerre sono state poche. Sto iniziando a giocare un pochino alto, diremmo. Il punto è il seguente: siamo partiti che avevamo una popolazione, se non sbaglio, attorno ai 61.000 milio 61 milioni, 60 milioni. Ora abbiamo una popolazione di 66 milioni che però sta crescendo molto. E questo è il mio obiettivo. Voglio tanti uomini e tante donne, tanti cittadini russi che possano un domani popolare l'industria e l'esercito di un grande impero. Però per farlo deve investire molto, perché al momento vedete che abbiamo una literacy, un tasso di alfabetizzazione molto basso. E questo è il motivo per cui sto investendo tanto, tanto, tanto su amministrazione ed educazione. E sto cercando di tenere basse le tasse in modo che il popolo, diciamo così, cambi e vada un po' più in alto rispetto. Ah, posso mettere il Messico nella sfera di influenza, benissimo. Diciamo, cambi il proprio stile di vita. Che cacchio sto dicendo? In sfera di influenza. Devo iniziare a migliorare le relazioni con loro, cordiali. Ero convinto di averlo già fatto. Per ora abbiamo messo nella sfera di influenza Persia e Svezia. Potrei anche riflettere su un fatto: gli ottomani generalmente escono dal consesso delle grandi nazioni fra un po'. Nel senso, fra una decina, una quindicina d'anni. Ho tutte queste nazioni che al momento sono Valacchia, Tunisi, Serbia, Nejad e Moldavia, rimarranno senza un leader. Potremmo poi intervenire noi come russi. È ancora presto per farlo, però ci devo riflettere. Contestualmente stiamo mettendo da parte tanti soldini. La Prussia è diventata North German Federation, e questo è importantissimo perché hanno iniziato il processo di unificazione tedesca. Vi ricordo che la Prussia è l'unica grande potenza con cui sono alleato, l'unica perché posso allearmi con una sola grande potenza. Signori, guerra tra Francia e Spagna? Catalogna caduta. Catalogna nelle mani spagnole, francesi. Impressionante questa cosa, però pare proprio di sì. Mi ero perso probabilmente una guerra. Porto alla velocità? No, a 4 va benissimo. Diplomazia. Vediamo che guerre in corso ci sono. Adesso nulla di interessante. L'Etiopia contro l'Egitto. Wow. L'Etiopia sta spingendo contro l'Egitto. E noi miglioriamo le relazioni con i messicani, che ora sono amichevoli. Credo che sarà abbastanza facile portare i messicani nella sfera di influenza russa. Non male, non male. Portogallo no. Intanto inizio a riflettere su che cosa ricercare dopo aver ricercato il funzionalismo. Allora, l'ideological thought mi darebbe un focus in più, magari potrei potenziare i clergymen da qualche parte, mi darebbe anche più plurality, molto utile sempre per i punti di ricerca. Una cosa che però finora non ho fatto, che costa anche relativamente poco, è la freedom of trade, che mi dà un 15% di output su fattorie e miniere. Non male. Credo che lo farò. Credo proprio che lo farò. Belgium fears our might. Non mi interessa proprio per nulla. Allora, iniziamo a migliorare le relazioni con i nostri ottomani. I nostri ottomani preferiti. Non mi dispiacerebbe portarmeli nella sfera di influenza e poi tentare una discesa nel Mediterraneo attraverso. Purtroppo l'Egitto però. Ehi! Fermi tutti. L'Egitto non è affatto alleato dello UK. Sono gli ottomani alleati dello UK. Se io cercassi una guerra. Potrei chiedere delle concessioni coloniali agli egiziani, ragazzi, per avere un porto sul Mediterraneo e non avrei troppa aggressive expansion. Potrei pensarci, anche se onestamente. Beh, la Spagna no, grazie. Preacher Man. Non mi dispiacerebbe espandermi anche a Bukhara e Kokand, se devo essere sincero, però devo aspettare ad avere
la mia infamia a zero, altrimenti finisce molto male. Freedom of trade. Dopodiché vediamo. Cottage industry, work harder. Volevo controllare un attimo sulle infrastrutture. Eh sì, i britannici hanno già le railroad di livello 1, anche in Francia ci sono. In Spagna no, la Spagna è abbastanza arretrata a livello di infrastrutture ferroviarie, l'Italia idem, la Germania idem. O meglio, la zona ex prussiana ha una ferrovia abbastanza sviluppata, ma il sud, Baviera, Baden, eccetera, no. Il Messico mi offre un'alleanza, la evito perché non ho assolutamente voglia di trovarmi in guerra contro gli Stati Uniti al momento. Devo semplicemente mettermeli nella sfera di influenza e dovrei essere in grado adesso. Bam, perfetto. Fatto questo. Con i messicani nella sfera di influenza. Adesso metto un attimo in pausa così non mi sbaglio. Diplomazia, Moldavia a 3, Serbia a 3 e Vallachia. No, Moldavia e Vallachia a 3. Tensioni in Grecia? Influenza più 5, infamia 1. Oppure perdere influenza in Grecia 5 di prestigio. E prendiamoci un punto di infamia, tanto lo perdiamo nel tempo. E come volevasi dimostrare, gli ottomani ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote perché non vogliono che noi gli rubiamo la sfera di influenza, capisco, ma un giorno o l'altro rotoleranno fuori dalle grandi potenze. Sono già all'ultimo posto con 100 punti e sono a pari merito con il Belgio. Noi molto probabilmente perderemo la nostra quarta posizione perché gli Stati Uniti e l'Austria industrializzeranno pesantemente, quindi slitteremo in settima. Però non credo che poi scenderemo più giù, almeno finché non avremo una ricerca scientifica adeguata, poi quando riusciremo a recuperare il gap industriale vedrete che saliremo prepotentemente. Ai ai ai, Comitato per l'indipendenza polacca. Iniziano i casini in Polonia. Ci stiamo avvicinando al 48. Vi ricordo che poi è una data abbastanza evocativa, ma ci sarà la rivoluzione liberale in tutta Europa. Tensioni tra Grecia e Austria. Boh, interessa poco. Al momento abbiamo quasi 68 milioni di russi. E allora, l'efficienza amministrativa sta salendo a vista d'occhio. Stanno salendo a vista d'occhio anche i costi amministrativi, perché mi ricordo che l'episodio scorso si aggiravano attorno ai 500 e qualcosa. Immagino che con la crescita dell'efficienza. Ah, la tax efficiency sale. Il fatto che io non sto tassando nessuno, quindi la crescita del costo burocratico non viene compensata dalle tasse. Forse tenere le tasse a zero è un po' una sciocchezza. Almeno a 10 su tutti. Una flat tax del 10%, molto, molto reganiana. E dell'87, buonanotte. Devo mettere in pausa perché sennò non ne esco di qui. Ok. Perfetto. Benissimo. Con il 10% fisso riesco a guadagnare soldi e quindi anche a contenere la crescita delle spese. Facciamo il clean coal che aumenta del 20% l'output delle miniere, quindi ferro e carbone, che in questo caso miglioriamo un po' le risorse di madre Russia, della madre terra, e questo dovrebbe bastare per sostenere il nostro sforzo economico. Ma sto vedendo un'altra cosa, clerks e craftsmen non vengono assolutamente incoraggiati, quindi questa cosa purtroppo è brutta. Ma io ho dei clerk a Mosca perché è da anni che sto cercando di farne. Zero. Clero. E clero. Io devo avere più di 11 punti perché con 11 punti di ricerca non ci faccio nulla. Mentre invece aumentando le dimensioni del clero i punti di ricerca saliranno. E dovevo farlo fin dall'inizio, ho perso 10 anni di. Mannaggia. Vabbè, pazienza, dai.
L'empirismo è la tecnologia che devo assolutamente ottenere il prima possibile, purtroppo però la prima occasione utile è 1860, in 14 anni, quindi prima dovrò arrivare su altre tecnologie dell'ambito culturale. Il pensiero ideologico dello Stato e Governo in primis, e poi in secondo luogo voglio migliorare, anche qui 1850, la chimica inorganica. Vediamo se migliora la crescita della popolazione. Fertilizzanti, farming output più 2, mining output più 50%, la nitroglicerina, seriamente. La nitroglicerina è qualcosa di devastante. Wow. Produzione meccanica invece potenzia tutto. Dovrei ricercarla in più fretta possibile. E anche il motore, quindi alla fine. Vabbè, qui è tutta una crescita esponenziale se utilizzo queste tecnologie. Mentre invece per la cultura è una crescita più lenta, ma probabilmente mi leverà il pantano al momento, perché avendo cosa posso fare? Vallachia, possiamo migliorare le relazioni con loro. Facciamolo subito. Cordiali. Not bad. L'Olanda mi chiede un'alleanza? No. Non voglio entrare in guerra con la Germania o con la Francia. Grazie. Va bene, gli ottomani continuano a farci dispetti. Posso schiacciare qualche movimento? Abbiamo il suffragio universale che vale 20, quasi 20 punti, noi ne abbiamo 39, schiacciamoli. E purtroppo non riesco a creare alcun protettorato qui nelle vicinanze perché non ho abbastanza life rate, giusto? Esatto. No, nulla, la prossima guerra sarà un'espansione territoriale contro Bukhara a questo punto. Dobbiamo arrivare a zero nell'infamia. Potrei riflettere sul potenziamento della mia flotta. Che non è che al momento tanto è mantenuta molto poco. Non so se questo abbia senso. Comunque, per ora i nostri import principali sono carta, bestiame e mobili. I nostri export sono. Ho sbagliato, volevo dire è il contrario. Il nostro export è carta, bestiame e mobili, creati dagli artigiani probabilmente. E i nostri import sono il tè, il vetro e la frutta. Ok. Come produzione produciamo legno, grano, legno lavorato, carta e mobili. Potrei provare. Sì, se avessi avuto i panslavi ci potevo provare, ma non ce li ho. E quindi mi attacco a costruire qualche fabbrica che costruisce mobili. Ok, termometri e stetoscopi più 0,02 di crescita della popolazione. Credo di aver chiuso tutto l'albero della scienza. Credo. Della scienza medica. Andiamo a vedere nella tecnologia. No, manca la cassa pressione per la chirurgia toracica, che comunque mi darebbe uno di prestigio, niente di più. Però dal punto di vista della crescita della popolazione abbiamo sbloccato tutto e la nostra popolazione cresce di 20.000 russi al giorno. Bene, è tanto perché adesso i russi sono quasi 69 milioni, ragazzi, crescono a vista d'occhio e sono contento di aver sbloccato la medicina da subito. Purtroppo nascono un po' ignorantelli. Cos'è questo? L'Egitto? L'Egitto, ragazzi, lo voglio attaccare. Voglio attaccarlo con il caso sbagli un posto al sole perché devo farlo in qualche modo. Devo cercare di prenderlo. Mi serve uno sbocco sul Mediterraneo. Ok, credo che possiamo portare la velocità a 5, queste saranno fasi iniziali abbastanza statiche finché non avremo l'infamia a 0, ma è importante perché sono fasi in cui costruiamo mattone dopo mattone le basi del nostro grande impero che poi vedremo esplodere probabilmente nella parte centrale della partita. Intanto abbiamo il claim call ed è ottimo. Direi che per ora possiamo stopparlo qui e andrei sul pensiero ideologico.
mentre possiamo mettere ancora una volta la Vallachia a migliorare le relazioni, quindi adesso siamo amichevoli. E la nostra popolazione cresce letteralmente a vista d'occhio. Abbiamo superato i 69 milioni e molto probabilmente prima della fine dell'anno supereremo i 70 milioni di russi. Non male. E le spese amministrative? Allora, adesso l'amministrazione pesa è al 71% della propria efficienza e costa 775. Io mi immagino che arriveremo a destinazione con un 100% e un costo di 1100-1200 della sola amministrazione dell'impero. Però è un impero estremamente efficiente, quindi anche le tasse inizieranno ad arrivare. Fermi tutti. A Kuopio possiamo fare una di quelle scelte che aumentano la militancy ma raddoppiano, se non di più, la produzione della risorsa. Dimmi che Kuopio ha il ferro, per favore. Dove cazzo sta? Kuopio. Sì, ragazzi, è la regione finlandese con il ferro. Produciamo 2 unità di ferro. Bam. E così andiamo a 3,72. Benissimo. Aumenta anche la voglia di ribellarsi dei nostri amici finlandesi, ma non me ne frega niente, perché abbiamo poco ferro e dobbiamo cercare di minare il più possibile. La Svezia ci offre un'alleanza. Non chiedetemi perché, perché inizialmente non ce la volevano dare perché avevamo i loro core. Forse perché hanno perso i core, ecco il motivo. Quindi adesso la Svezia è finalmente alleata e nella sfera di influenza russa. Questo da un punto di vista geopolitico è bestiale. Intanto stiamo guadagnando tantissimi soldi, prima cosa, ma adesso con Persia e Svezia siamo notevolmente tosti. Se soltanto avessi l'infamia bassa, vabbè. Se soltanto avessi l'infamia bassa. Intanto è marzo del 49, come volevassi dimostrare, abbiamo superato i 70 milioni. Mi piacerebbe proprio contare quanti milioni di russi nascono ogni anno, perché poi proviamo. Non posso neanche fare un calcolo, un'ipotesi, perché comunque la crescita è esponenziale, non lineare. Più cittadini ci sono, più questi crescono rapidamente. E qui stiamo guadagnando tanti tanti soldi, quindi io direi di abbassare le tariffe fino ad arrivare magari al 60%, per arrivare di nuovo al pareggio di bilancio. Tanto con il crescere della popolazione e dell'efficienza dovrebbero crescere anche le tasse. E quindi sono contento, credo di aver posto le basi di una buona crescita. Qual è lo stato con la terza popolazione? Kursk, e anche qui Kursk, clergyman. Non sono diventato ad Adinolfi, che voglio il clero ovunque. No, semplicemente producono punti di ricerca. Strano, ma vero. E fatto questo potrei ricercare anche lo stato di governo per averne uno in più, più plurality, e abbiamo la Mission to Civilize che è importantissima perché mi permette di espandermi in questi territori per ora non colonizzati, quindi stato di governo. Praticamente abbiamo una tecnologia incredibile dal punto di vista culturale ed è anche ottima perché al momento le nostre università, think tank è l'avanguard intelligenza. Che cosa significa? Letterati, cultura umanista, quindi abbiamo un forte svantaggio, no, un piccolo svantaggio sulla ricerca industriale, un piccolo svantaggio sulla ricerca navale, anzi, un gigantesco svantaggio sulla ricerca navale, un piccolo vantaggio su quella culturale. Credo che non appena avremo terminato State and Government, probabilmente potrebbe essere un'idea quella di tentare di cambiare la nostra amministrazione, se è possibile. Devo guardare come si fa perché non mi ricordo. Comunque va bene. Allora, il nostro budget è abbastanza stabile, così così. I nostri punti. Increase relation. E increase. No, qui siamo al massimo. Perfetto. Ragazzi, io direi che per questo episodio la possiamo chiudere qui. Ci
un episodio di 20 minuti. Iniziamo ad abbassare un po' il tempo di registrazione perché sono partito con degli episodi molto lunghi all'inizio. Però sono molto contento perché, anche se sono stati episodi di pianificazione, secondo me ci stiamo lanciando la locomotiva russa nella giusta direzione. Prima o poi gli ottomani usciranno dalle grandi nazioni, gli ruberemo la scena su Serbia, Vallacchia e Moldavia. E poi cercheremo di mettere anche loro nella sfera di influenza, dopodiché vedremo un po' come cercare di migliorare anche l'industria finalmente, perché fino ad ora ci siamo dedicati un po' al resto, l'industria ha un po' sofferto, cercheremo anche di ricercare tecnologia industriale. Io per ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio.